Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 340esima puntata di Euro Truck Simulator 2. Allora, come vedete siamo su un camion nuovo, tanto lo metto in moto. Non è nel mio solito RJL, è un camion diverso. Praticamente, come vedete, abbiamo uno specchio lì che è già una cosa che non mi piace. Però, due cose buone che abbiamo la scritta Swedish Dream qui che mi piace un casino e praticamente il camion è questo qua. Oddio, ora spengo anche i lampeggianti. Mi ero fermato qui per fermarmi iniziare la puntata. Eccolo qua. Così ho fatto un R500 Streamline. È veramente bello questo camion qui, mi è sempre piaciuto. E niente, ora lo riporto. Comunque, questo qui io vorrei solo dire che ce l'ho uguale identico Scania Trucks. E niente, ora direi che possiamo partire. Cambio automatico perché questo qui è un cambio abbastanza strano come camion. E niente. Per cui lo possiamo usare solo a cambio automatico col G27. O se no dovrei settare qualcosa di diverso. Comunque, conviene usarlo così. Ora facciamoci superare da questo. Si va più di 60 all'ora. Poi ci infiliamo dietro. Facciamo un Volvo. Dai però, su, non farmi perdere una vita. Ok, ci infiliamo dietro a questo Volvo qua. Perfetto. Direi che lo possiamo anche sorpassare adesso appena si leva questa macchina qui di fianco. Che loro si mettono a fianco apposta e poi frenano in modo da starci per tutto il viaggio fianco a te. Ecco qua, comunque interni vuoto, veramente belli. Scusate ragazzi, comunque peccando che c'è anche della DHL per essere dei corrieri, che c'è anche il riserve, l'obtrato riserve. E niente, allora lì effettivamente segna che siamo un pelo più di 90, però effettivamente siamo 90. Niente, questo camion cosa mi piace? Oltre a questi, diciamo, sul volante che hanno un pochino più di lucentezza, diciamo, quelle specie di cose cromate lì dai tasti, abbiamo praticamente anche la forma della cabina, che secondo me è molto migliore rispetto all'altra, cioè ha fatto molto meglio questo. Poi magari guardo per aggiungerci qualche motore, magari metterci i soliti motori che abbiamo su RJL. Poi questo specchio davanti mi fa schifo, però mi piace tanto. Dietro la cabina vedete che abbiamo questi quadrati, diciamo, come nella realtà, che su RJL non ci sono. E poi basta, comunque per il resto mi piace come camion. Come al solito abbiamo tutte le luci accendibili, però comunque come modello è fatto meglio di RJL questo. Cioè RJL, se dovessi scegliere, lo preferisco per la personalizzazione, però questo qui è veramente bello. E ne ho fatto anche già un altro, che poi vedrete. Ora qui siamo a Södertalje, ormai lo riconosco da questo ponte qua, Södertalje. Una cosa che con questa verniciatura mi si vedono gli specchi con un'ombra nera, vedete? Sembra nero il camion dagli specchi, guardando gli specchi, un grigio scuro nero. In realtà no, però. Ora qui dovevo andare al North Trail di Stoccolma, se non erro, infatti. Una cosa bruttina, diciamo, che abbiamo a parte le luci bianche sugli interni, la parte di là non è illuminata come interni, vedete? Non è illuminata. Cioè, quel tasto di là. L'unica cosa illuminata è quello che è fatto bene. Quello lì è fatto veramente bene. Come in RGL nuovo. Non so se l'abbia preso di qui qualcosa. Comunque a livello anche di cambio, questo qui non si vede. Su drive, il cambio automatico ha qualcosa in meno rispetto a RJL, qualcosa in più. Comunque mi piace come camion. Sapete che questo camion qui l'ho sempre adorato io. In più, mamma mia, ho fatto tipo una voce stranissima, mi sono sentito doppio anche nelle cuffie. Io ho tolto le DC qua, perché tanto poi dobbiamo uscire a Stoccolma. Aspetta che lo accendiamo ancora.
Io mi ricordavo tipo una mega discesona qua a Stoccolma. Ah no, beh, a parte che dobbiamo andare dall'altro. Ah, la miseria. Ma anche quello lì è andato in corsia. Di emergenza. Oh, io non lo so. Oh, dovevo guardare la scorsa puntata, mi sono dimenticato. Comunque sì, è parecchio diversa dalla altro modo questa. La mappa base. Ok. Fearsome. Ah, non capisco perché si fermano per uscire, dai. Cioè, sei comunque in autostrada non ti devi fermare. Ma magari se c'è un trasporto più grande. Cioè, più grande. Più grande. Ah, aspetta, devo uscire qua. No, non mi ci trovo quella zona perché è completamente diversa rispetto alla promoto, per cui non mi ci trovo tanto. Siamo arrivati a Stoccolma. Questo colma non è così, però va bene. Ok, vediamo di non portarci via la rotonda. Sì, effettivamente questo camion non so il perché, ma fa dei micro. Permetto che. No, qua. Aspetta, ho sbagliato. Dov'è che devo andare? Più avanti. Non si può abbassare la luminosità del cosino lì. Infatti. Mi dà un po' fastidio vederlo così luminoso. Permetto che questo camion viene tipo dalla 1.20, una roba del forse anche prima della 1.17, proprio versioni addietro di Eurotruck viene questo camion qua. Per cui sicuramente farà un botto di errori. Per cui fanno anche laggare, si vede che quando muovo la testa non è fluido come con RJL. Dai, vengo ancora un po' più avanti, che almeno passo anch'io. Ok. Sì, comunque ci siamo un attimino fermati con le motrici, cioè con il camion rimorchio. Ok. Comunque mi piace perché è abbastanza silenzioso come camion, è proprio bene. Sì, ne ho fatto anche un altro, che ora vi faccio vedere. Questo perlomeno ce l'ha la retromarcia un pochino più svelta. Ok, spegniamo intanto. Ok, andiamo di qua. Gestione aziendale, gestione camion. E sarebbe questo qui. Aggiorna, vi faccio vedere un attimino com'è. È questo qui, così. R440, cabina. Questa qui, normal, spoiler perché ce n'ho. Vedete, questa qui è fatta molto meglio rispetto a RJL. Soprattutto questa cosa qui è fatta veramente meglio. La Eggline è anche fatta meglio di RJL. Sono veramente molto molto meglio rispetto a quelle di RJL. Come modello in tutto. Cioè a top line vabbè non cambia tantissimo. A parte che qui giustamente viene un po' più avanti. RJL non viene tanto avanti. Normal spoiler è bellissima perché è proprio uguale identica. Cioè, no, queste qui sono uguali. Ai Glen mi piace anche questa tanto. Vedete questi quadrati qui dietro? Comunque anche come è fatta dietro la cabina mi piace. Sì che voglio annullare. Vi faccio vedere un attimino come è fatto RJL. Vabbè, proprio il telaio più sbagliato ho preso. Dammi questo. Ecco, vedete praticamente qui, a parte vabbè che non ha i quadrati sullo spoiler e fin qui ci siamo. Vi faccio vedere con quello normale, new. Vedete che non ha i quadrati sugli spoiler. E vabbè, comunque lì si ci può anche sorvolare. Ma comunque, se io metto la cabina normal, è cioè, quella reale farebbe tipo una roba così. Questa qui è tipo così. E poi la top line, vedete qui, prima di lì. In realtà è più sporgente, cioè proprio a filo. Ora vi faccio vedere un attimino la differenza tra questo e l'ultimo. No, il mio che non posso. Questo qua, vedete. Così è proprio dritto così. Poi non so se questo qui posso toglierlo per farvi vedere. Sì, qui non badate che ci sia scritto Volvo. Ok. No, non posso farlo. Sì, comunque qui c'è scritto 2008. In realtà questo qui sarebbe quello dello Streamline, però vabbè. E niente. Quindi direi che hanno fregato il tubo del coso, a quanto pare. Questi camion tipo in due mi sono costati tipo 16.000 euro, tutte e due, cioè uno 8 e l'altro anche.
Ok, facciamo questo formaggio. Ok. Devo prenderlo qua, mi sa. Boh, non lo so. Cos'è? Non ho preso il simbolo? Infatti non l'ho preso. Ora sì. Lavoriamo in modo autonomo. Formaggio, vediamo che se mi... Ah! Che stupidata. Andiamo all'incoping. Un semirimorchio decente, questo. Portare... No. Sì, beh, questo. Portare trattori. Elicottero. Più o meno siamo lì. Portiamo l'elicottero che non abbiamo mai portato. Comunque, il rimorchio più sbagliato è questo qui. Un rimorchio per un elicottero, un semirimorchio per un elicottero, quattro assi proprio, la cosa più inutile che io abbia mai visto. L'elicottero è leggerissimo. Cioè, sicuramente qua pesa più il semirimorchio che l'elicottero. Ma sicuramente. È un'altra cosa, sto qua non è adatto per l'advanced coupling. Per cui può essere un problema. Anche per agganciare quell'altro che non sapevo. Ah beh, dire il vero, quell'altro l'ho agganciato in manco abbastanza poco tempo. Dovremmo quasi esserci. Di qui non vedo parecchio. Ok, lì. E siamo sempre adesso. Vedete, qui c'è anche la scritta V8, che mi piace. Sono tante belle cose in questo caso. Allora, ti vuoi agganciare o no? Oh, alleluia. Entriamo dentro e partiamo. Quanto ci spetta ancora? 3 ore di viaggio. Questa puntata verrà forse leggermente più lunga. Però va bene. Guarda, di qui non c'è nessuno, di qui manco. Sì, forse è... Non troppo, ma parecchio silenzioso. Non so dire se si avvicina più questo RJL. Beh, sicuramente penso questo, eh. Sì, sicuramente è questo, è più silenzioso questo. Ok. Abbiamo anche un rimorchio lungo, semirimorchio lungo. E quindi proprio non va bene. Cioè, non va bene per un elicottero. Pensavo che andasse avanti. Cioè, che andasse, passasse. Polizia svedese. Questo qui si vuole fermare, sì. Ok. Siamo nella capitale svedese di Stoccolma. Lì non c'è nessuno. La cosa brutta è che non ha regolabile il volante, questo qui. Per cui è... Non dico brutto, ma è... Punto in basso per i miei gusti. Nella realtà sarebbe giusto, perché più o meno arriva a questo livello, però a me piace un pelo più in su. Forse non so se arriva proprio così tanto. Magari un grado in meno lo fa. Che abbiamo di fianco? Un Volvo. Questo Volvo si può sapere che cavolo deve fare. Si è fermato, se siamo ai 20 all'ora in autostrada, io non lo so. Ho detto deve uscire. No, si è fermato. Il Volvo. Il DAF. Io DAF non ne faccio quasi mai. Tra DAF, Iveco, MAN, Mercedes, mi chiedete tutti di farli. Io faccio solo Scania e Volvo. Vorrei sapere perché qua si fermano loro. Guarda, ma perché si ferma in autostrada? Si è messo a fare i 20 all'ora. Vorrei sapere perché. Vabbè, saranno affari suoi. La visuale qua non mi piace moltissimo come... Cioè, non so sinceramente come mi piace di più, perché così non mi... Sì, non come interni... Beh, gli interni niente da dire, sono perfetti. Anche la parte sopra lì è proprio bellissima. Non
uguale alla realtà, però non mi convince tanto come punta, diciamo, la camera. Ho messo un pelo di retarder per togliere le DC. Tipo il DAF, se in corsia di sorpasso non ce la fai a spingere più dei 70, degli 80 all'ora. E ora questo freno. Ma cosa? Che cavolo c'hanno da. Ma guarda che fanno i 20. Ma che schifo! Ma perché? Oh, sto aggiornamento qui fa proprio schifo di Euro Truck. A parte di aver messo delle cose inutili e ad aver reso incompatibili alcune mod. Ora fa anche frenare la gente così a caso in autostrada. Non lo so, ma io sono partito da Stoccolma, ho inchiodato 2 o 3 volte perché sti qui si fermano in autostrada. Vorrei anche sorpassarmeli e togliermeli di qua, però capisci che non è tanto facile. Ora questo qua che faceva gli 80 all'ora, ora si è messo a fare forse anche più dei 90. Quell'altro davanti sarà gli 87. Anzi, aspetta un po' che io mi tengo un pelo di qua, con paura che mi tiro un'inchiodata. Mi tengo proprio pronto a frenare. Forse non frenano più, boh. Va a sapere che cavolo ce l'ha preso là. Comunque anche questo qui che ha tirato un container con il Volvo cabina alta si fermerà, boh, non so quanto possa girare per fare un termodale con un Volvo così cabina alta. Se ci fate caso, quelli che portano container non sono, cioè non è che abbiano un camion granché. Io mi sposto, e ti supero sulla destra, sì, che adesso aspetto che arrivi da quell'altro camion. Spinge, questo fa anche lui gli 89, forse si sì, farà gli 89, faccio 90, 88 e qualcosa, forse appena meno di 89, 88 e 88 e 8. Sarà limitatore anche lui. Io che so che il DAF è quello che tra tutti, lo Scania tra tutti ha il limitatore più basso, perché lo Scania limitatore ti superano tutti gli altri, Vekoman, a dire il vero non lo so. Comunque so che lo Scania ha limitatore non so, un chilometro o qualcosa in meno rispetto agli altri. Cioè, o gli altri hanno un pelo in più o lo Scania ha un pelo in meno. So che lo Scania limitatore c'è la gente che ti supera e non sono tutti con limitatore truccato. Bene, questa curva interna ce la perdiamo, sì. Non vuol dire, ma le curve a seconda di chi ce l'ha interna e chi ce l'ha esterna fanno tanto, eh. Te ora qui mi ha recuperato un pochettino perché ho fatto questa piccola svolta. Anche se sei così abbastanza vicino, vuol dire. Cioè, secondo me quelli dietro, boh, non so se l'avrebbero già scannato, eh. Gli metto la freccia se mi fa infilare. Vabbè, siamo così vicini, dai. Sì, io ci sto tranquillo. Anche questo qui davanti, anche questi qui davanti vanno, eh. Uno, due. Che camion hanno? Un altro DAF, il primo mi sembra un MAN, sì. DAF e MAN mi sembra. Questo è un DAF è sicuro. Mi sembrava un MAN. Vabbè, c'è lo specchio, mi ha oscurato la vista. Un altro con lo stesso container, con lo stesso semirimorchio. Questo qui cosa vuole fare qua fermo? Non so, aspetti il tram? Non lo so. Aspetti più la miseria. Vedete quanto fa questi bloccamenti qua? Non so cos'è. Se il modello ha troppi alti poligoni. Voglio vedere se andando indietro si bug. Mi bug dentro il sedile, no. Cosa c'è, una centrale, quella cosa, no, no,
Sembrava tipo una centrale idroelettrica. Ok, ci siamo fatti la strada andare su e la strada tornare giù, la stessa identica strada. Ma proprio uguale. Magari devo andare a scaricare. Dov'è che avevo caricato io? All'IKEA. All'IKEA avevo caricato. Questo lo devo scaricare alla Nolica, no, di sicuro. A Dracca. Infatti mi ricordavo che IKEA non lo era di sicuro. Perfetto. Anche là sopra. Linkoping V. Cosa vorrà dire V? Non so. Mamma mia. Alle 11.53 abbiamo ancora quasi un'ora di guida. Un'ora di guida, ci arriviamo tranquillamente. Vai. Se poi sbaglio strada come ho appena fatto, ci arrivo sì. Ah, ora sì che ci arrivo. Ora proprio arrivo tanto lontano. Devo uscire a Jonkoping. Devo uscire a Jonkoping, sì, per forza. Togliamo il cosino. Vedete ragazzi, il navigatore fa schifo. Perché non si... Non, è così luminoso che non riesce a vedere dove devi uscire. Per questo a me non piace avere la roba troppo luminosa. Neanche se spengo i fari posso. Cioè è proprio uno schifo. Non ha neanche... Questo qui era uscito che non c'era neanche il DS di cabin accessory. Per cui non posso neanche metterci il mio. Non so se fare un mod di compatibilità sia così complicato. Di certo a farla io. E fu così che non ci arrivammo più. Un reto 11.53. Arriveremo va, se va bene arriveremo a gioco. Se va bene. Mi sa che ci fermiamo al parcheggio che non rischiamo. Guardate. Mi dà proprio da dire che ho passato l'uscita. Magari si mette anche a piovere. Giusto qui dobbiamo starci dietro perché non ce la facciamo a superarlo prima dell'autogrill che qua già segna 500 metri. Della piazzuola qua, come c'è. Sta di fatto che è vicino. No, no, non ci arriviamo a Jonkoping neanche se vogliamo. Vabbè, oh, capita. Non dovrebbe capitare, ma capita. Niente, volevo vedere se avevo il coso del frenamotore automatico, ma non ce l'ho. Non ho capito che stai suonando, ho ancora 23 minuti di guida. Toh, appena arrivi in un'area di sosta, lui si ferma anche lì. Lui può sapere. Togliamo la frecciola. Fermiamoci qua. Facciamo quanto di pausa? E DL dov'è? 5 ore 20. Ah ok, allora posso farmi 45 minuti. Che ora è? 11.71, quindi le 12.25. 12.3. 47 minuti di guida, di pausa. Se vuoi ripartire mi faresti anche un piacere. Toscania mi sembra che sia l'unico che abbia tre posizioni per dettare i cristalli, questo è Eurotruck. Andiamo su che non c'è tempo, non posso, cioè dobbiamo andare, noi schiacciare e andare. C'è anche i lampeggianti che non so se ce li abbia questo semirimorchio qua. Sì, guarda quanti lampeggianti che abbiamo sul rimorchio, sul camion, sul semirimorchio, sul camion, prego. Bello, ecco il camion. Veramente mi piace. Ci abbiamo anche la spia che si accendono le luci sopra. Dei fan di nebbia. E vabbè. Più che fan di nebbia, quella lì sarebbe il retro. Però vabbè. O la luce RAL. Dipende un pochettino. Sì, mi sembra che sia lo stesso. Perfetto. Qua è la strada che facciamo. Mi sembrava di vedere una roba strana lì. Sempre per andare giù. Per
oramai la conoscerete a memoria. Ora qui c'è la curva che piega verso l'interno, a sinistra. Qua c'è questa tipo baia, questo, non so come chiamarlo, questo coso qua, con le barche, che lì le barche non so neanche come facciano a girare, però se girano loro io non mi faccio più problemi. Ma guarda quanto sono andato a allungare la strada, ho fatto 200 km in più, cioè ho allungato di 100 km la strada e 100 tornare almeno, che poi saranno anche 120-125. Che esco tutto, no, vabbè, 110-115 dovrebbero esserci. 100 metri sono qua, si vede 104-105. Ora fa 100, è tornato indietro perché no, 106-107. Là mi segnava 500 metri, sono passati 20, no, 20 no, sono passati 5 km, ma altro che 5, sono passati 10 km. Perché vadano più nel marchio nostro, quanto è lungo? Parecchio. E dai, non so io come abbia preso il cartello, perché sinceramente non mi sembrava di esserci così vicino. Poi mi dovrò rivedere il video, perché non da vabbè, sì, saliamo in prima tanto. Ma guarda, ma che schifo di cambio. Devo fargli fare il kick down, sennò non va. Ok, qua. Andiamo di là. Diamo la precedenza. Vabbè, a chi? A nessuno. Ok, andiamo. Sì, veramente è un obbrobrio sto cambio automatico di Eurotrack. Ma proprio un... neanche guardarla quanto faccio sempre. Cambia le marce così, che manco te ne accorgi. Salita. Mm. 90 km orari. Ah, occhio croce le macchine, mi sembra che vadano anche un po' di più dei 90. Ognuno fa come vuole. La multa si aprono loro, mica io. Quando mi prendo la mia multa, pago le mie, c'è scritto 90. Il camion sicuramente non è per i camion. Lì è tagliato un pochettino il pezzo per vedere la velocità del camion sul navigatore. E io mi ricordo che giocavo a Euro Truck il primo, che non c'erano manco le indicazioni, non c'era un... non c'era il navigatore, bisognava andare a mente, cioè a mente, a saperlo con i cartelli, oppure vabbè, ogni 5 secondi aprire la mappa. Oramai ci siamo abituati bene con il navigatore. Beh, l'altra mappa non era così grande. Beh, oddio, non era così grande neanche, vero, perché era parecchio grande quella di Eurotransmetor, ma parecchio più grande di quella di adesso, mi sa. Meno strade, assolutamente meno strade, città più piccole. Però era più grande. La città più piccola non lo so. Perché molte città derivano da Eurotransmetor. Alcune non sono neanche state retexturizzate come edifici. Comunque anche German Truck, UK Truck, quei giochi lì non avevano detto. Stavo dicendo. Ah sì, che io poi avevo messo la KFK Mix. C'ho il naso mezzo tappato oggi. La KFK Mix Map, una roba del genere. Una mappa veramente bella. Espandeva parecchio l'Italia, se non sbaglio. Sembra che ci fosse anche Sud Italia. Potevi andare anche in Sicilia, sì, Palermo, c'è. Lì avevano inventato tipo il ponte. Il ponte. Che non esiste, cioè non esiste ancora, e secondo me non è una cosa utile da fare. Poi la vede come vuole.
sto abbassando sempre di più il tono della voce perché ho un mal di gola, mi è venuto un mal di gola tutto a tempo. Un attimo, 21 gradi, comunque veramente bello come interno questo. Penso siano rifatti, cioè presi un po' da Eurotrash di base, comunque anche rivisti. Quanto manca? Mamma mia, abbiamo fatto tipo doppio della strada che dovevamo fare, no, però parecchio. Il doppio del tempo ce l'abbiamo messo almeno in due. Posso neanche dire vi faccio sentire il motore perché non si sente. Se non lo sento io, figuratevi voi. Ci sono pini, betulle, un altro tipo di albero, c'è di tutto. Però dai, quanto manca ripare che non ho più foglie. Soprattutto per... mi è venuto. Ah, ecco una cosa. Vedete per esempio. Poi a parte questi bug qua. La macchina lì ogni tanto c'erano le frecce che lampeggiano più veloci. In realtà è quando si brucia l'altra che lampeggia più veloce una. Su Eurotrack non lo so perché. Ma anche il fatto che alcuni vadano in corsia di emergenza, non lo so il perché. Arrivati alla velocità perfetta per togliere il retarder e iniziare ad accelerare. Passiamo avanti a quello che se lo stiamo aspettare veniamo vecchi. Ciao Mercedes! Quanta gente! Mi hanno detto alla Nor. No, Tracker. Tracker cos'è? Quella mod là. Qui non si. Guarda quanto schifo fa. Cioè non lagga così con la Pro Mod che con la versione più pesante del mondo. E la grafica tutto al massimo lagga questo carro. L'ho ottimizzato male, non lo so, però la linkoping è troppo brutta senza la promoto. Buongiorno. Se lo sapevo passavo di là, mi conveniva sicuramente. Lì c'è un Volvo, un F, vedi è anche questo che fa sta stupidata qua. Cos'è un 750? No, 700. La miseria però, 700. Beh, poi sono 240. Beh, sì, 240 in più. Beh, noi che abbiamo il 500 sono 200. Sì, ciao. Sono 200. Noi che abbiamo il 200 sono 200 cavalli in più. Se no sarebbero 140 in più. Sì. Ah no, Dracar proprio si chiama la ditta. C'è sto Puma qui che è proprio nel modo. Cioè non posso né passargli avanti. Devo anche aspettare che passi qui. Dov'è che devo andare? Di là, sembra di sì. No, perché è andata pure via la marcia? Ma io non lo so, ma che schifo. Cioè, proprio sto camion ne ho fatto un altro, ma non penso lo useremo. Avevo fatto solo quella tratta lì per vedere se funzionava, perché mi ricordavo che il volante era mezzo buggato. E invece proprio fa schifo. Non è adatto per questa versione proprio. Sì, vabbè, qui siamo parecchio troppo lunghi per questo posto.
E non ho neanche la voglia di girare il volante, figura per il volo. Spegniamo i lampeggianti, ok. Questi qui vogliono un elicottero in ribalta, chissà cosa stiamo facendo. Però loro lo vogliono finire sicuramente. Ok. Spegniamo anche le luci, che non ho già spente, perfetto. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Dai, era tutto. Ciao a tutti.